Ciao a tutti e a tutti! Bentornati in un nuovo video haul. Sì, scusatemi. Devo farvi vedere queste cose perché sono troppo belle. Naturalmente la batteria scarica, ottimo! E devo farvi vedere anche un sacco di cose riguardanti il make-up che mi sono arrivate, di cui sono molto entusiasta, quindi iniziamo subito. Con le cose che mi hanno inviato per quanto riguarda il make-up. Oggi che state vedendo questo video dovrebbe essere 3 di novembre e proprio oggi alle 2 sul sito di Mulac è uscito questo nuovo prodotto che è appunto il mascara e il piegaciglia e quindi posso farveli finalmente vedere. Il mascara in questione è questo qua, si chiama Gentleman Mascara e già il pack è una cosa stupenda perché potete vedere che ha il solito motivo damascato in rilievo, bellissimo. Il mascara in sé in realtà il pack è molto classico, molto lineare, vedete, pulito, fatto in questo modo. Lo scovolino mi ha sorpreso perché sinceramente ne ho visti pochi fatti in questo modo. Come potete vedere è curvato ed ha un sacco di setoline, davvero tantissime. Non so se all'interno contiene anche qualche proprio setola vera e propria che vi va a infoltire ancora di più le ciglia. Come sapete io porto le extension, quindi non ho potuto provarle sulle ciglia, però le ho provate nelle ciglia sotto, che vabbè, insomma, uno dice non è che ha bisogno di sto grande volume sotto, però devo dire che fa il suo sporco lavoro. L'ho fatto provare anche a mia sorella e lei è una di quelle che non ama l'effetto super volume, però con questo le è piaciuto, quindi devo essere onesta, cioè finora ci stiamo trovando bene. Cercherò di mettervi link qua sotto, tra l'altro, di tutto quello di cui vi parlo in questo video, dai prodotti che mi mandano a quello che ho comprato io. E poi appunto novità piegaciglia, anche questo non l'ho potuto provare per ovvie ragioni, però guardate quanto è carino, vabbè, super funzionante, insomma, fa il suo lavoro. Quindi da oggi potete trovare anche queste due cose sul sito. Poi mi è stato inviato il mascara, il nuovo mascara Trouble Maker di Urban Decay e questo qui, rispetto ad esempio a quello di Mulac, ha uno scovolino ciccione, proprio di quelli belli paffutoni. Il pack è una roba spaziale, cioè guardate qua, ha questo effetto super olografico che è bellissimo e appunto vi faccio vedere lo scovolino, che è super fat ed ha questi mini dentini e dovrebbe appunto dare un bel effetto. Anche questo non l'ho provato, nessuno l'ha provato, quindi non saprei dirvi, però qui dalla confezione comunque dice che dovrebbe dare una bella lunghezza. Vedete, vi faccio vedere le immagini qui sul cartone, quindi sono molto curiosa. Fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha provato, come vi siete trovati, perché voglio sentire i vostri pareri. Poi mi è arrivata la collezione Neo Gothic di Neve Cosmetics, che è questa qui, questa bustina favola, perché ci sono dei prodotti davvero top. Questo è il dépliant, insomma il fogliettino illustrativo, e questi sono tutti i prodotti che vanno a comporre la collezione. Qui abbiamo la palettina, io non ho aperto ancora nulla, non ho provato ancora nulla. Poi ci sono tre ombrettini, uno è questo color tipo dorato, si chiama Prophecy. Poi abbiamo questo nero grigio, sono tutti perlati, quindi hanno tipo dei micro glitterini all'interno dello stesso colore dell'ombretto. Questo qua si chiama Melusine e l'ultimo, che è quello che sinceramente mi ispira di più anche vedendo gli swatch di altre persone che seguo, è questo blu cobalto bellissimo che si chiama Hero. E poi abbiamo un blush che si chiama Curt ed è questo qui, è abbastanza intenso per il mio colorito, come potete notare si avvicina molto al colore della tinta, che prima che me lo chiedete è Marshmallow di Mesauda. Così chiudiamo questo cerchio. Poi abbiamo un vernissage, che sarebbero questi tipo lip gloss super pigmentati. Infatti questo è a base nera più o meno, con tutti i riflessini dorati, li vedete tranquillamente. E poi ci sono varie pastello, varie matite, sia per labbra sia per occhi. Queste sono le colorazioni. Tanto sul sito trovate tutto, ve lo linko. E con le novità makeup è tutto. Adesso passiamo agli acquisti. Parto dall'unico paio di scarpe che ho comprato, quindi sono stata brava, però mi sento sempre in colpa ogni volta che compro un paio di scarpe, questa è una cosa proprio impossibile da sostenere. Ed è un altro paio di scarpe di Zara. Io sto andando in fissa, stamattina ero lì che guardavo la nuova collezione e volevo comprarmi tutto, cioè non è possibile, però sono stata brava, non ho preso nulla. Ma mi sono arrivate queste che invece avevo ordinato una settimanella fa, stavolta ci ho messo più del previsto, ma forse ci saranno state le feste di
mezzo ed è questo stivaletto fatto a calza che adesso va tantissimo di moda. Io ero super curiosa di provarlo, infatti sono comodissime. Ha questo tacco e come potete vedere è tutto nero. L'ho pagato 55,90 qualcosa. Li trovate ancora sul sito e appunto se li trovo ve li linko direttamente. Poi da ASOS ho comprato due cose. Una è questa borsetta che in realtà mi avete già visto tantissime volte se mi seguite su 21 Buttons, dove vi taggo tutto quanto, l'avrete già trovata in diversi post, in diverse foto, ed è appunto una pochettina che in realtà è super capiente, vi giuro, sono rimasta sconvolta, con tutti questi patch che sono bellissimi. Io che mi vesto principalmente di nero quasi sempre, ci sta, no? Aggiungere qualche dettaglio. E poi alla così la tracolla tranquillissima, davvero comoda, comoda, comoda. E sta scontata tra l'altro, quindi muovetevi se vi interessa. E poi ho comprato questa maglia della marca Noisy May. Mai sentita, però mi piace un sacco il cartellino, guardate che carino. Era della sezione tall, quindi per le ragazze più alte, però ho detto vabbè, sti cavoli, per il modello di maglia non è che serva tanto essere alti. Adesso vi farò vedere perché. L'unica cosa è che ho preso un M, ma è un po' larga, cioè è proprio il modello che è largo, quindi potevo prendere anche più piccola, però vabbè, alla fine mi piace. È nera, così una t-shirt, e sotto parte tutto questo, questa parte così velata, che in realtà non è velata, ma è tipo traforato di tarrete. È troppo bello, se sotto ci mettete un paio di leggings oppure jeans a vita alta, anche i pantaloncini d'estate, insomma adesso no. Mi piace tantissimo e tra l'altro era scontata, l'ho pagata tipo 13 euro, quindi top anche questo. Poi vi faccio vedere le cose di Stradivarius. Ho riscoperto l'applicazione così da un giorno all'altro e alla fine ho preso un bel po' di cose che tra l'altro mi piacciono tutte da morire. Quindi mi ha fatto un'impressione super positiva. La prima cosa che ho preso è questo vestitino della nuova collezione, che in realtà non è un vestitino, è tipo un maglione, però abbastanza lunghetto. Io ho preso una M, ma in realtà forse potevo prendere anche una L, così stava proprio bello giù come vestito. Infatti adesso lo provo e se mi piace lo prenderò anche nero, magari la L, oppure se mi sta bene questa riprenderò la M. E questo qua invece è bordeaux, è tipo super morbido, davvero fantastico, però non è di quei tessuti che pizzicano. Ha le maniche un po' a palloncino e poi appunto cade giù così tranquillissimo. Poi ho preso questo pantalone che è bellissimo, non ci sono scritti i prezzi, però se vi ritrovo il link appunto ve li metto. Io questi qua li avevo visti da Zara, però il modello che hanno da Zara non mi cade bene come questi, e appunto sono così neri classici con l'elastico e la striscia laterale bianca, e non hanno bisogno né di risvoltino né niente perché cadono proprio a pennello. Sono molto comodi, ma nello stesso tempo fanno un effetto super elegante, quindi carini carini carini. Ce n'erano anche altre fantasie, quindi probabilmente anche di questo proverò altre fantasie. Poi ho preso questa maglia, che è la cosa che mi ha fatto fare l'ordine, perché appunto l'avevo vista su 21 Buttons da qualcuno che non mi ricordo, quindi mannaggia. Ed è questa t-shirt nera con le maniche a tre quarti e ha queste ciglia così tutte fatte da strass, perline, e quindi non potevo non prenderla. Sapete che ho anche il tatuaggio con le ciglia finte, quindi dove andavo senza questa maglia. Poi ho preso questi calzini, sono abbastanza pesantini perché io ho comprato recentemente le Dr. Martens, quelle col doppio fondo, le Jadon si chiamano, soltanto che essendo che io ho un piede relativamente molto più piccolo dell'altro, ho un problema perché ogni volta che mi metto le scarpe, una scarpa mi sta bene e l'altra mi sta un po' grande, e quindi questa cosa mi dà l'urto. E allora ho preso questi calzini che sono belli pesantoni comunque, e in più hanno queste perline, così posso metterli e stare un po' più tranquilla. Questi costavano mi pare sui 5 euro. E poi ho preso un altro di questi cappellini, perché se avete seguito lo scorso haul avrete visto che avevo comprato lo stesso cappellino però ad ASOS e faceva un effetto bruttissimo perché era troppo grande per me. Questo qui invece a quanto pare vedete che mi sta molto meglio perché è più piccolo, proprio per quanto riguarda le misurazioni, no? E quindi mi sta molto meglio. Fatemi sapere se era effettivamente meglio l'altro oppure questo qua. Se vi va vi linko nella scheda info, non so mai dov'è, perdonatemi, l'altro video, così potete farmi sapere. A me piace un sacco questo cappellino, non vedo l'ora di sfruttarlo finalmente. Ultima cosa, ho preso questa cintura perché era scontata mi pare, e poi mi serviva perché l'altra che ho adesso è troppo grande, dovevo assolutamente correre
ripari perché mi serve sempre una cinta. E questa qui è fatta in questo modo, ha il cinturone così molto western e poi ha tutte tipo dei forellini, delle borchiette, insomma è molto carina. E adesso vi faccio vedere le cose che mi sono arrivate da un sito che si chiama Naked, scritto NAKD, quindi non è proprio Naked, però vabbè, se si legge così. È un sito troppo figo, cioè rivende tantissimi marchi, però è proprio un marchio vero e proprio, tipo ASOS, un po' più costosino in realtà, però fortunatamente mi hanno dato un codice sconto, quindi potete utilizzarlo, ve lo scrivo qua sotto e ve lo dico, perché è ILA20, tutto attaccato, tutto minuscolo. E vi faccio vedere cosa ho preso, se mi seguite su Instagram ve l'ho anche già fatti vedere lì. Prima è questo pantalone a palazzo, color senape, vedete? Il marchio è questo qui. Vi dico subito, così per orientarvi un po' magari sul sito, che io ho preso una M e una 40, che equivale a una 44 italiana. Appunto, il pantalone è di quelli fatti a palazzo, color senape. Mi sa che ce n'erano anche di altre colorazioni, però è molto bello ed è molto comodo soprattutto. Unica cosa è che la parte della vita è un po' opprimente, un po' strettina, perché secondo me, vedete, questi gancetti li hanno messi qua, potevano metterli qua ed erano perfetti. Così io sto proprio sul respiro, se mi siedo li devo allargare, ve lo dico proprio papale papale. Però sono molto belli e molto comodi, soprattutto le cose di questo sito sono fatte non bene di più. Poi ho preso un pellicciotto, io lo volevo da una vita e probabilmente potevo prendere anche una taglia più piccola, però poi con i maglioni le cose mi avrebbe creato un po' di problemi, invece così è proprio giusto. E infatti ho preso una 40, è fatto così tutto rosa peloso e non perde neanche mezzo pelo, è bellissimo ed è super morbido e non vedo l'ora di metterlo, soltanto che quando lo metto mi sento un po' osservata e quindi non so mai in che occasione metterlo, dove metterlo, come metterlo, non lo so, però lo amo follemente. Poi ho preso questa gonna, perché comunque le cose le ho scelte io dal sito, che è di quelle fatte con l'elastico a vita alta ed è nera con tutti i brillantini, è molto elegante, molto carina, ha tre di questi volant, è molto anni 50 in realtà, però io adoro queste cose. Mi sa che c'era anche argentata e nera con i glitter multicolor tipo sul viola, quindi andate a dare un'occhiatina. Poi ho preso questo vestito che ha le maniche così col cutout qui sulla spalla e poi a manica lunga, qui è fatto così, ha l'elastico in vita e non so come farvelo vedere perché è molto complicato, sicuramente dal sito qua sotto lo vedrete meglio, ha la parte avanti che è più corta di quella dietro. E ultima cosa, ho preso questo cappotto che... Allora, parliamone un attimo perché è meraviglioso, ha questa fantasia che è pazzesca, anche proprio il modello è di quelli a portafoglio, quindi si chiude con tipo un laccetto in vita, viene molto avvolto, vi tiene un caldo impressionante. Unica pecca è che, allora, io non è che sono bassa, perché comunque sono alta 1,68 m più o meno, quindi quasi 1,70 m, insomma non penso di essere proprio bassissima. E quello che mi chiedo è, alle persone più basse di me, dove va? Cioè, ci pulite per terra? Quindi adesso non so, datemi anche voi un consiglio se tipo posso portarlo alla sarta e farlo un po' accorciare, perché è un peccato così, perché è davvero troppo lungo, cioè almeno per come vesto io non so, non ci sta, poi magari lo stile piace anche a qualcuno, però io proprio non ci riesco. E appunto è fatto in questo modo ed è lunghissimo, cioè non ha fine e mi dispiace perché lo amo da impazzire. Detto questo, tutte le cose sono finite, io spero come sempre vi siano piaciute, vi abbia dato qualche spunto, non lo so. Trovate tutti i link qua sotto, vi ripeto, anche per seguirmi sui vari social. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!